Ok ragazzi, eccoci ritornati qui. Ho avuto alcuni problemi con Minecraft, come avete potuto vedere. Non ho fatto let's play per un bel po' di giorni. Ora sto zombie mi potrebbe fare il favore di venire qua, dato che ho già stoppato un altro episodio perché laggava in una maniera incredibile. Comunque, ho avuto problemi, sì. Ho avuto problemi per il fatto che ho installato la Luke Pack. Sì, però dato che non l'aprivo dal suo launcher, la dovevo aprire dal mio. 256 mega di memoria RAM, se non sbaglio, non gli bastavano al gioco, quindi ho dovuto aumentargli la memoria allocata. Indovinate un po', non partiva più Minecraft. Ho dovuto reinstallare Java, ho dovuto reinstallare tutto quanto, non so come mai. E ora è partito di nuovo. Se la smette di laggare, perché come ho già detto, questo è il secondo episodio che faccio, per via del lag, e da domani rispetterò la scaletta. Ok, mega laggata. Un po' di polvere da sparo mi ha dato a sto giro. Comunque eravamo rimasti che dovevamo andare all'orologio. Dai, vieni qua, dai. Mi fai prendere un colpo. Si è collegato il mio amico e adesso indovinate un po'? Mi chiamerà. Quindi. Dai, venite qua, dai, che non ho paura. Anzi, sì, finché non ho le torce in mano. Dai. Ok, torce. Adesso non ho più paura di voi. Sì, mi ricordo bene, dovevamo continuare nell'orologio. Oggi poi dovevo anche uscire It's Better Together, quindi un episodio sarebbe uscito comunque. Wow, il dottore mi ha veramente rapito. Ma perché mi ha separato dagli altri prigionieri? Forse lo scoprirò più avanti, per ora andiamo al cimitero e poi al tempio dell'acqua. Allora. Comunque, la Luke Pack da fare sarebbe come let's play molto ma molto bello, solo che è inutile che faccio un let's play di uno che lo sta già facendo, cioè Luke. Quindi inutile che mi chiedete magari se posso fare questo let's play come mi avete già chiesto per altri. Perché sti zombie stanno andando nella casa del sindaco. Ha 1000 poteri sta spada, ma non è che sia molto forte in attacco. Cioè non ha i potenziamenti. No! Si sgonfia e si sgonfia, si gonfia e si sgonfia. Finché non muore. Bene, con questa leva che ci devo fare? Quindi con la Luke Pack possiamo dire che ci giocherò in modalità singola. Ah, è vero, devo andare al cimitero. Enderman. Ok, bravo, sta lì. L'ho presa giusto in tempo la spada. Ma quanti ce ne sono? Non mi sembra di aver tenuto su Ardham, eh? No, muori pure te, dai. Quanta roba! Comunque, sì, sono riuscito ad avere questa spada. Non in survival, ovviamente. Cosa sono? Hard. Ma sì, lasciamo su hard. Ah, ok. No, mi chiedevo il perché. Comunque, qua ci sono gli spawner, se non sbaglio. Ok. Io tengo su hard quasi quasi, ma così per una volta posso farvi vedere in hard, dato che non gioco da un po', vi do qualcosa di più bello. Diamantuccio. Bene. Se vi state chiedendo perché escono molti più di questi episodi, indovinate un po', mi piace di più registrare queste custom map, anche se da quanto vedo dai risultati a voi piace di più vedermi. Merda! No! Ma questa è mafia! Cioè, no, questa è mafia.
creeper da una parte e TNT dall'altra. No, io non ci voglio credere. Va bene, ragazzi. Novità, novità, novità. Per il server, io ho rilasciato il mio indirizzo di Skype per tutti quelli che mi vogliono aggiungere, ma da quanto vedo non siete molto interessati. Comunque, chi è interessato, lo ripeto per l'ultima volta, mi aggiunga pure su Skype. Comunque, c'era scritto Tempio dell'Acqua, boh. È bellissimo fare i parkour sulla sands sulla. Aspetta, com'è che si chiama questa? Non è Sandstone. Ah, Soul Sand. Sì, la sabbia delle anime. Sì, il personaggio mi salta da solo, vai. Dai che ce la devo fare. Che voglio fare ste mappe io e poi non ce la faccio. Sono un mito. Ma è necessario andare di là. Sì, è necessario. Perché c'è una cesta e io volevo arrivare almeno a 100 diamanti. No, ce n'è già un'altra lì. Che pizza, io voglio andarci a prenderla. Vabbè. Andiamo a prenderla. E qua sotto cosa c'è? Ah ah! Furbo il tipo, eh? No, non molto. Ah. Ok. E poi perché ha fatto questa stanza così? Scusa, non c'è manco una cesta. Mi aspettavo una super chest di 30 diamanti. Scherzo. Ok. E vai, 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 vai. Sto dando i numeri, eh. Comunque. Doppio salto. Doppio salto. Doppio salto e ce la fa. Qui ci sono le scale, tanto, sì. Sì. Non le ho viste, però vedendo già che c'era. No, devo camminare su quei cosi, non ci posso credere io. Sì. E vai. Sì, però c'erano delle ceste. Sì, io ne ho vista una. No. Vabbè ragazzi, i diamanti non li lascio indietro. Non voglio di nuovo fare la figura che ho fatto per Chaoscraft. La minima velocità ho fatto delle prove da solo. Sì, perché io ormai gioco a Minecraft solo per. Vabbè, tanto ci sono le scale, sì. Non la dico la parola perché sarebbe una. Contiene una parolaccia, ma comunque. Per ottenere la velocità minima bisogna premere Shift, pararsi con la spada e stare sulla sandstone. Lo so, vi state chiedendo, ma che cavolate sto dicendo? Quando qualcuno non c'ha nulla da fare, certe cose le nota. Essendo admin di un server che. I personaggi possono fare un survival e due palle. In pratica io faccio da controllore, non faccio da giocatore che fa sopravvivenza come tutti gli altri. Quindi quando non ho cose da costruire o magari proprietà da fare, mi potenzio magari qualche spada, cerco di vedere qualche incantamento, magari scopro qualche cosa nuova. Ok. Shift è da quelli che non riescono a farcela, ma non voglio cadere. Perché gli episodi li devo fare abbastanza corti e devo farli un po' su così. Va bene, io salto. Vabbè, comunque un corridoio della pazienza. Dai che ce la fai, mi prendi pure per il culo.
Ok. Che è sto cartello? C'è ancora qualcos'altro? Diamo un helmet. In pratica questo ti protegge dall'acqua. Quando sei nell'acqua non calano molto velocemente le bollicine, quindi posso stare in acqua anche molto più tempo. Comunque qua sarà cosparso di ceste. Wow, che posto enorme. Eh beh. Mizzeca. Immagino solo come ha fatto a fare tutte quelle cose in alto, quanto tempo ci è voluto. Comunque, wow, che posto enorme. Mi conviene seguire i sentieri o mi perderò di sicuro. Va bene, seguiamo i sentieri, ma io voglio controllare se ci sono chest. No, nessuna. Sembra. Sembra. Allora. Comunque, certe cose della... Non finisco più queste scale. Certe cose della Lukepak, che sarebbe la Towncraft, è l'unica mod che ho. La Towncraft e la Mo Creatures sono le due mod che ho nella mia serie, nella Yogbox, quindi vi farò vedere alcune cose di magia. Tanto abbiamo la carne, perché non velocizzare le cose? E ho scoperto solo poco fa, sì, che nella 1.2.5 è... Gli animali non spawnano sull'erba, li devi far riprodurre te. Cioè sì, all'inizio spawnano, solo che poi devi farli riprodurre te, perché sennò scompaiono. Da una parte mi sembra giusto, ma da un'altra no, perché uno quando inizia a giocare non è che pensa subito al grano, pensa a farsi una casa, pensa a farsi il letto e queste cose così. Quindi sarebbe un po' giusto, perché sarebbe un po' più reale, ma in parte è sbagliato. Comunque, questa è un'opinione mia. Poi pensatela come volete. Comunque, cartelli. Vedo una luce provenire dal punto in cui convergono le acque. Per proseguire devo buttarmi giù. Ma col cavolo. Prima vado a prendere quella chest. Sì, c'è una luce. Solo che... Sì, dai, tanto non ci facciamo del male qua. E allora, ragazzi, di cosa posso parlare intanto che vado su con l'acqua? Non lo so. Perché io, da bravo furbo, non è che mi faccio il parkour, eh? Salgo così io. Molto più comodo. Anche se ci metto 3 anni, è molto più comodo, senza... Sempre meglio di non cadere ogni 60 volta. Sì, e vai. No! Vieni diamante, vieni. Dove vai? Sto diamante, oh! Si è fatto un volo con me. Continuiamo. Io ho barato e il diamante mi ha fatto uno scherzo. L'enormità di questo posto è incredibile. Devo proseguire. Meglio non abbandonare i sentieri. Va bene. Vedo un attimo quanto sono, ragazzi. Continuo altri 2 minuti, va. Comunque ho notato che la lag c'è solo un po' all'inizio. Poi si rimane impiantato sui 30 fps il gioco. Quindi solo una cosa dell'inizio. Quindi. Potrei fare una cosa. Tengo un po' il video acceso e poi dopo un po' inizio a parlare e riprendo. E... Così almeno non vedete la lag. Non potevo fare un percorso con i minecart, almeno era più divertente. Invece di salire tutte queste scale, che cadi una volta e devi rifarti tutto da capo. Infatti non ci tengo a cadere da qua. Qui, chest, t'ho beccato. Allora, dai che manca poco, dai che manca poco. Anche alla fine dell'episodio manca poco. Avrei già in mente il titolo da mettere a questo episodio, anche se è un po' moscio come titolo. Si
Sì, perché voglio far diventare. Far essere divertente. Far essere. Ma cosa dico? Mettere un titolo anche divertente. Qui? Ma col cavolo. Devo perdere tempo con quelle scale, non mi va. Ma neanche con questo. Quindi, diamantino. Poi immagino bisogna salire. No, bisogna scendere. Ci è mancato poco. Comunque, sì, mi stanno scrivendo su Messenger. Su Skype, su Messenger, tutto il tempo. Mi scrivono sempre, sono famoso. Scherzo. Ci è mancato pure, poco pure qua. Ma tanto io ho il mio metodo infallibile. Mi devo solo ricordare da dove sono venuto. E sta diventando pure notte, quindi se c'è un bello scheletro che mi aspetta su questi percorsi, possiamo dire che mi devo rifare tutto. Comunque, ho detto che oggi poi doveva uscire l'episodio di ieri dalla Yogbox. Indovinate un po', ragazzi? Tutte le modifiche che ho fatto nell'ultimo episodio, puff, sono scomparse. Quindi, dato che devo registrare presto io perché ci mette un casino a renderizzare, a fare tutto, dato che è Fraps. Il metodo con cui registro. Ho deciso magari che la faccio domani, rispettando comunque la scaletta. Sì, domani c'è la Yokubox, sì. Mettiamo qualche torcia che non si sa mai. Va bene, ragazzi, io chiudo l'episodio qui. Allora, anche dal fondo di questo posto vedo una luce. Devo buttarmi di nuovo giù, come ho fatto prima. Ma grazie, eh? Va bene, ragazzi. Prendo quella chest e chiudo l'episodio. Se avete qualcosa da dirmi o volete entrare sul server, vi rispondo. E chi vuole entrare sul server, ovviamente sono contento. Facciamoci un volo. Tanto essendo in acqua, non ci facciamo un fico secco. E ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Oh cavoli. Oh cavoli. Checkpoint, checkpoint. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!